Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un po' di pulizie di alcuni ambienti della mia casa, visto che siamo appunto tutti quanti costretti a stare a casa, ne approfitto per fare un po' di pulizie di primavera, visto che sta arrivando anche Pasqua. Quindi iniziamo subito, non ci perdiamo in chiacchiere, quindi andiamo subito a sistemare la spesa che ho fatto da poco e sistemo anche un po' il riso e la pasta che ho acquistato. Subito dopo passo a pulire il mobiletto, quello con le ruote che ho vicino alla cucina. Se non avete visto l'home tour, vi lascio il link sopra qui nelle info, in modo che appunto possiate vedere un pochino la mia casa com'è, così vi rendete conto degli spazi. Subito dopo passo anche a pulire la parte del camino stesso e quindi dove poggio il microonde e la macchina del pane. Questa è una parte della cucina che non è molto funzionale e che ho intenzione di modificare perché diciamo gli spazi non sono proprio così come li vorrei. Anzi, se siete interessati a vedere come modifico questa parte della cucina, ho già comprato la tinta per dipingere le piastrelle, fatemelo sapere giù nei commenti, così vi farò un video vero e proprio per questa trasformazione. Subito dopo passo anche a pulire la parte della macchinetta del caffè che ho spostato perché appunto ho messo la macchina del pane lì dove c'era prima la macchinetta del caffè. Vado a sistemare le cialde e vado a pulire un pochino appunto tutta quanta la parte del camino. Successivamente passo alla cucina vera e propria e quindi pulisco giù dove c'è la pattumiera, disinfetto e pulisco tutto perché questa è la parte che di più si sporca. E successivamente passo a riorganizzare i cassetti. Questa pulizia cerco di farla dei cassetti almeno una volta alla settimana, però quando purtroppo la vita giustamente ci porta ad essere molto veloci e sbrigativi, molto spesso mi ritrovo poi ad avere tutto quanto incasinato nei cassetti, quindi ne approfitto in questi periodi per pulire e riorganizzare il tutto.
passo alla pulizia del bagno. Questa è la parte appunto della casa che pulisco più spesso, quindi la troverete già, diciamo, pulita, e quindi vado appunto a passare l'aspirapolvere come sempre, perché è sempre pieno di capelli, perché io ne perdo tipo miliardi al giorno. Passo successivamente a pulire i sanitari, vi risparmio insomma quella parte, penso che è uguale un po' per tutte quante le case. E passo poi a pulire il lavello e a pulire il vetro con il Quasar. Utilizzo comunque prodotti della Lidl con cui mi sto trovando abbastanza bene. Quindi niente ragazzi, questo è un po' la mia pulizia che ho fatto in questi giorni. Se volete delle pulizie più approfondite o dei video in particolare, fatemelo sapere giù nei commenti, così mi impegnerò sempre quando ho tempo, perché comunque sto lavorando da casa e quindi il tempo è sempre poco, e vi faccio comunque qualche video che appunto volete vedere. Io vi mando un grosso bacio, vi lascio appunto con la fine del video nella quale sistemo l'asciugamani e sistemo tutti quanti di nuovo le varie decorazioni nel bagno. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!